Ieri mattina il colonnello Giovanni Adamo, 47 anni, di Napoli, sposato con una donna di origini sarde, così come lui stesso ha tenuto a precisare, padre di due figli, ha incontrato i rappresentanti della stampa cittadina per presentarsi come nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari. A dire il vero, il suo è un ritorno, visto che ha guidato la compagnia di Sassari già dal 1997 al 2001. Il colonnello Giovanni Adamo si troverà ad affrontare una realtà particolare, con una competenza su un territorio provinciale che con i suoi 7.500 km quadrati è la più vasta d'Italia. Un territorio vasto e con realtà diverse. Si passa infatti da quella gallurese, con attività intense durante l'estate, a situazioni di pesante crisi economica, così come quella del territorio sassarese, che comincia a mostrare importanti ripercussioni in tema di sicurezza e disagio sociale. Da parte nostra l'augurio per un buon lavoro nonostante le difficoltà che il territorio al momento presenta, ma che le forze dell'ordine tutte, con la consueta perizia e professionalità, riusciranno ad affrontare al meglio. Il colonnello Adamo ha iniziato il suo discorso di presentazione proprio parlando della Sardegna. Terra che già conosco per pregresse vicende professionali, ma anche per questioni familiari, perché mia moglie è sarda. E sono particolarmente felice di ritornare a lavorare a Sassari con collaboratori, per la maggior parte, cioè quasi l'80% sardi, per la gente sarda, gente di cui ho già, come dire, apprezzato. Per le vicende, per i motivi che vi ho appena detto, che ho poco fa detto, ho apprezzato la generosità, il garbo, l'ospitalità, ma anche la forza di carattere e la sobria compostezza, dei costumi. Questo è un momento difficile per tutti, un momento difficile non soltanto in Sardegna, un momento difficile anche in continente. Io vengo da una realtà come quella romana, un territorio della provincia di Roma anche molto eterogeneo, molto vasto, comandavo il gruppo di Ostia, dove le tensioni sociali, insomma, innescate dalla crisi si percepivano in maniera sensibile, ed è ormai convincimento di tutti che l'ordine e la sicurezza pubblica ovviamente hanno subito delle ripercussioni da queste vicende, e non è pensabile oggi risolvere i problemi di ordine e sicurezza pubblica soltanto attraverso l'intervento preventivo e repressivo delle forze dell'ordine. È necessario che tutti gli attori istituzionali scendano in campo, che si mettano a sistema le risorse e le energie di tutti, anche le associazioni di categoria, sono tutti coloro che operano sul territorio, per essere in grado di intercettare le criticità emergenti e quindi individuare e affrontare con la giusta energia i fenomeni di devianza e di criminalità, ma soprattutto è necessario che intervengano in campo e scendano in campo gli attori istituzionali che hanno a monte il compito di rimuovere i fattori di squilibrio e di disagio che sono causa di devianza e di criminalità. È inutile dire che mi aspetto e ho già iniziato a farlo, ma lo richiederò poi con maggiore insistenza ai miei carabinieri, di ricordare sempre che qual è la vocazione dell'Arma dei Carabinieri, qual è la funzione che i carabinieri svolgono in questo paese ormai da 200 anni. La nostra è essenzialmente una funzione di rassicurazione sociale. Questo è il compito del carabiniere nel territorio, soprattutto in quei territori di cui vi accennavo poco fa. La funzione di rassicurazione sociale che va oltre la capacità operativa, la capacità investigativa, ma attiene soprattutto alla capacità di saper gestire e farsi carico e risolvere i problemi minimi, anche i problemi della quotidianità della popolazione. Non pochi problemi per tanti alunni che frequentano l'Istituto Magistrale Margherita di Castelvi di Sassari. Sono 14 le classi che per motivi di spazio sono state collocate presso il secondo piano della scuola media Salvatore Farina, adiacente proprio alle magistrali. Qualche giorno fa i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo proprio all'interno della struttura e in particolare nell'ala che ospita le 14 classi, chiudendola in quanto priva di strutture che possano garantire la sicurezza. Ora gli
gli oltre 100 studenti si trovano a casa e sono costretti ad effettuare un servizio scolastico di rotazione. Ai nostri microfoni la dirigente dell'Istituto Magistrale, la professoressa Piazza, che ci spiega come stanno realmente le cose. La situazione contingente che mi porta ad avere in questo momento 14 classi che non hanno nessuna collocazione adeguata. Le 14 classi che erano alloggiate sino a ieri presso il secondo piano della scuola media Salvatore Farina e che dopo un sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono state fatte praticamente sgombrare perché il piano dove erano alloggiate non corrisponde alle caratteristiche della sicurezza. Vorrei dire altresì che il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è stato attuato anche nella sede centrale, che ha la possibilità di ospitare 30 classi e che attualmente ne ospita 40. Quindi in questo momento ho 22 classi senza un alloggio adeguato, ovvero senza un'aula adibita alla didattica. Come state reagendo a questa situazione? Allora, per poter garantire il servizio scolastico anche in queste condizioni estreme, abbiamo organizzato turni di rotazione. Attualmente 14 classi sono a casa per l'equivalente di oltre 300 studenti. Domani queste 14 classi saranno in sede centrale e altre 14 classi rimarranno a casa e così fino a sabato. Ho garantito quindi il servizio scolastico a rotazione fino a sabato. Non so dirvi cosa succederà per lunedì. Si è svolto martedì scorso nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari un seminario di formazione per incrementare e diffondere l'uso corretto del servizio telematico AGES. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini statistici, fra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire infatti esclusivamente in via telematica, secondo un decreto del luglio 2011. L'albo gestori ambientali dispone del servizio AGES telematico per l'invio di domande di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e degli enti che effettuano attività di gestione di rifiuti, individuato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con deliberazione dell'11 settembre 2013 e che prevede una procedura dedicata online, un meccanismo semplificato di delega e la creazione automatica dei principali modelli relativi alla pratica telematica di compilazione. Il seminario è stato organizzato dalla sezione regionale della Sardegna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha sede presso la Camera di Commercio di Cagliari in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari in previsione della completa applicazione di quanto disposto dal decreto del 2011. Le statue, l'architettura e i capitelli della millenaria basilica romanica di San Gavino, poi i mosaici, le strutture e i reperti della città romana di Turris Libissonis, un vasto patrimonio archeologico e monumentale che è stato conosciuto e fotografato per la prima volta da una pattuglia di giornalisti dell'Associazione Stampa Estera in Italia. La tappa Porto Torrese della missione sarda, curata dalla Rete dei Porti, è stata organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e la soprintendenza per i beni archeologici di Sassari e Nuoro. 12 giornalisti provenienti da Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Germania, Cina e Olanda hanno potuto ammirare i principali beni culturali della città. Tra loro c'erano quotidiani e agenzie di diffusione mondiale. I giornalisti sono stati accolti dal presidente della Rete dei Porti Franco Cucureddu e dall'assessore alla cultura e al turismo del comune di Porto Torres Alessandra Peloso. Il gruppo approdato a Porto Torres visiterà anche la Sinara e altri luoghi della Sardegna, tra cui Castelsardo, Alghero, Cabras e Tarros. Il tour nell'isola è stato ideato per trasmettere iniziative, eventi, spunti di interesse capaci di fornire al mondo l'immagine di un territorio che, nonostante la crisi, sta cercando di modernizzarsi. Prima tappa nella Basilica di San Gavino. Davanti al monumento romanico più grande della Sardegna, l'assessore Alessandra Peloso ha dato il proprio benvenuto alla comitiva, donando loro pubblicazioni su Porto Torres e sulla Sinara. Le guide turistiche della
dalla cooperativa Turis Libisonis hanno illustrato ai visitatori originari di tre continenti le peculiarità del monumento e della cripta che custodisce le reliquie dei martiri turritani. Successivamente i giornalisti hanno raggiunto l'area archeologica di Turis Libisonis, dove assieme agli operatori dell'Antiquarium Turritano hanno potuto visitare l'imponente palazzo di Re Barbaro, la Domus dei Mosaici e le Terme Pallottino. Al termine, la soprintendenza per i beni archeologici ha regalato loro alcune pubblicazioni di settore sulla città e su tanti siti culturali della Sardegna. Oggi in programma un altro appuntamento fondamentale nell'ambito dell'attività di marketing organizzata dalla Rete dei Porti, la visita nella perla ambientale di Porto Torres, l'isola della Sinara, che sarà realizzata in collaborazione con l'Ente Parco. Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vado a leggervi un comunicato della ASL di Sassari. La retinopatia diabetica sarà il tema del congresso Occhio al Diabete, organizzato per domani venerdì 3 ottobre dall'unità operativa di oculistica dell'ospedale Marino di Alghero. L'evento, che si terrà presso l'hotel Corte Rosada dalle 9 alle 17.30, si pone come obiettivo quello di definire la miglior gestione della malattia e delle sue complicanze secondo le più recenti evidenze scientifiche, e si propone di delineare le regole della giusta collaborazione tra territorio e ospedale. La retinopatia diabetica rappresenta la prima causa di cecità nella popolazione di età compresa tra i 20 e 70 anni, spiega il dottor Pierangelo Pintore, direttore dell'unità operativa di oculistica, nonché organizzatore responsabile del congresso. Negli ultimi 5 anni le nuove terapie intravitreali e il miglioramento dei mezzi di diagnosi hanno generato disomogeneità nella gestione della patologia. Nel corso della mattinata si parlerà di edema maculare diabetico nelle sue varie forme, vasogenico, tradizionale, ischemico e misto. Ampio spazio sarà dedicato alla chirurgia nel paziente diabetico. Verrà descritto il ruolo della terapia laser e delle iniezioni intravitreali e si discuterà delle altre complicanze oculari legate al diabete, come per esempio la cataratta o la diplopia da neuropatia diabetica. Una sezione sarà dedicata al glaucoma, dalla gestione del semplice ipertono alle forme di glaucoma neovascolare e glaucoma assoluto. Infine, non verranno trascurati gli aspetti relativi alla medicina legale, che oggi più che mai influenzano la pratica clinica quotidiana. L'apertura del congresso prevede l'intervento e i saluti del direttore generale dell'ASL di Sassari, Marcello Giannico, ormai da anni impegnato al potenziamento dei servizi sanitari offerti, in particolare ai pazienti diabetici. Il responsabile scientifico è il dottor Pierpaolo Patteri, coadiuvato nella segreteria del congresso dai medici oculisti Marcella Castagni e Laura Giorico. Il congresso sarà presieduto dal professor Francesco Boscia, direttore della clinica oculistica dell'Università di Sassari, e dal professor Maurizio Fossarello, direttore della clinica oculistica dell'Università di Cagliari. Questo è quanto ci arriva dalla ASL di Sassari, e anche per oggi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv, e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegi.tv. A tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Alghero, Calangianese Doc, dopo oltre 36 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri, ieri ha festeggiato il meritato traguardo della pensione.
ha indossato per la prima volta la divisa di carabiniere all'età di 19 anni, arruolandosi per svolgere il servizio militare come ausiliario, maturando così la decisione di intraprendere la carriera militare nell'arma, iniziando la sua avventura in Toscana. Vince il concorso e frequenta il corso biennale alla scuola sottufficiali di Velletri e Firenze e giovanissimo, a 24 anni, indossa già i galloni da vicebrigadiere. Sono anni di piombo quegli anni e il primo incarico da sottufficiale è nel Nuorese, al comando di una squadra delle squadriglie anticrimine. Dopo un periodo passato alla ricerca di pericolosi latitanti e in prima linea sul fronte dei sequestri di persona, viene trasferito alla compagnia carabinieri di Alghero, dove nell'arco degli anni assume diversi incarichi di comando, primo dei quali il comando della squadriglia anticrimine. Successivamente passa al pronto intervento come capo equipaggio al nucleo radiomobile e poi alla direzione del nucleo comando. Nel 2000 viene nominato comandante del nucleo operativo e radiomobile, incarico ricoperto fino allo scorso 1 ottobre. Alla guida del nucleo operativo e radiomobile subentra il maresciallo Michele Lobrano, già effettivo al nucleo investigativo di Sassari, dove si è distinto in numerose attività anticrimine in materia di stupefacenti, rapine, omicidi e sequestri di persona. In precedenza ha preso parte a diverse missioni internazionali di peacekeeping in Iraq, in Bosnia e Erzegovina, in Macedonia e Albania. Ha operato nelle MSU Multinational Special Unit, istruttore della polizia afghana e operatore per la antipirateria marittima. Brevi dalla Sardegna, Alghero. La Commissione europea ha esaminato gli accordi conclusi dalla Sogeal con le compagnie aeree che operavano ad Alghero nel periodo 2000-2010. La Commissione ha constatato che gli accordi conclusi tra Sogeal e Ryanair, Alitalia, Volare, BMI Baby, Air Italia, Air Valais avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti per migliorare la situazione finanziaria dell'aeroporto quando sono stati stipulati e che quindi non hanno dato ai vettori alcun vantaggio economico in debito rispetto ai concorrenti. Tutto bene quindi per il lungo periodo di gestione. Da tale assoluzione rimangono però fuori due altri accordi. La Commissione ha infatti ritenuto che gli accordi conclusi dalla Sogeal con Germanwings nel 2007 e con Meridiana nel 2010 abbiano comportato degli aiuti di Stato non compatibili con le normative comunitarie. Per tale ragione i beneficiari dovranno restituire le somme dichiarate incompatibili. Viva soddisfazione è stata espressa da Julius Komorek, che per conto di Ryanair ha dichiarato: le sentenze confermano che gli accordi aeroportuali di Ryanair presso gli aeroporti di Charleroi, Han, Alghero e Vasteras rispettano il market economy investor principale e non implicano aiuti di Stato. Ciò fa seguito a 7 precedenti decisioni positive sugli aeroporti di Aarhus, Bratislava, Charleroi nel 2008, Marsiglia, Niederrhein, Berlino e Tampere. Andora di è finita, valanghi troncati
fatica. E bacia a papà, vai. Tarra io rudo rosso, uno sogno, una misina, e va preca, vinza casa, e tu arrega. Parente dall'ultimo piano, quando ora di è finita valanche toccate dalla fatica. Vai Gigia! Narra io rotto sei, pure cupi e la ine tu, trota trota ira carrera a vintie. Trota, trota, ira carrera, a vintieva. Trota, trota, ira carrera, a vintieva. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 e via Ettore Mura 20 Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31 Sassari, Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30, ospiti i Tenores di Tiesi, TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.